Salve a tutti ragazzi, benvenuti ma soprattutto bentornati su Fuzzy Channel. Nel video di oggi vi ho portato una vera chicca, una videocamera che fa paura. Ce l'ho qui dentro e tra un attimo ve la faccio vedere in tutto il suo splendore, ma prima sigla. E allora ragazzi, siamo pronti per farvi vedere questo gioiellino della Panasonic. È una videocamera professionale 4K ed è attualmente una tra le videocamere più compatte ma al tempo stesso più complete. In un unico corpo abbiamo tutto ciò che ci serve. Abbiamo l'illuminazione, abbiamo il microfono, abbiamo l'ingresso per le cuffie, addirittura possiamo attaccarlo col mini jack con due ingressi Canon, possiamo gestire l'audio direttamente qui dal pannellino laterale, possiamo fare uno zoom, ragazzi, che lo zoom è una cosa spettacolare. Non avete idea della profondità dello zoom, anche perché si tratta di una videocamera stabilizzata e quindi è tranquillamente fattibile uno zoom a mano libera anche a lunghissime distanze, che non so se avete mai provato a fare uno zoom a mano libera, ma il più delle volte arrivano delle immagini tutte tremolanti. Invece con questa, ragazzi, è super stabilizzata. Adesso vi faccio vedere un filmato che ho fatto dal terrazzo fino al mare e come potete vedere l'immagine è super stabilizzata. Ma non si ferma qui, perché questa, come vi dicevo, è una di quelle videocamere super complete, cioè nel senso, il più delle volte quando vogliamo cominciare a fare dei video, quando intendiamo fare quindi videomaker, quindi approcciarci a questo mondo, le prime cose che ci vengono in mente è: compro la reflex, compro la bridge, che tipo di fotocamera mi serve, che tipo di videocamera mi serve. In questo caso, ragazzi, è con questa qui avete tutto ciò di cui avete bisogno in un unico corpo. Il più delle volte quindi ci dobbiamo preoccupare di che macchina comprare solo il corpo macchina, comprare l'obiettivo, qual è l'obiettivo più luminoso, qual è l'obiettivo che fa per me, però poi lo zoom non c'è, quindi serve un altro obiettivo per lo zoom, serve il microfono, non c'è l'ingresso cuffie, non c'è l'ingresso microfono, non c'è la luce, mi serve la luce. Ragazzi, qua invece c'è tutto. È vero che la spesa sicuramente è un attimino più impegnativa, però avete uno strumento super completo e disponibile immediatamente, subito nelle vostre mani, e anche tascabile, perché diciamo che avete tutto sempre con voi, quindi potete fare delle riprese immediatamente in qualsiasi posto senza alcun tipo di difficoltà, senza stare lì a smanettare il microfono, mezza canna, metti l'illuminazione, metti il faretto più intenso, meno intenso. Con questa, ragazzi, potete fare di tutto. Adesso vi dico un po' quali sono le caratteristiche di questa videocamera, così avete anche voi un'idea generale di quelle che sono le caratteristiche tecniche, ma soprattutto le possibilità. Innanzitutto diciamo che avanti ha un obiettivo Leica Dicomar incorporato, che presenta uno zoom 24x con il suo angolo più ampio a 25 mm e utilizza la funzione high zoom digitale per interagire fino a 48x. La funzione AF, quindi autofocus face detection, consente di tenere traccia dei volti e di regolare automaticamente la messa a fuoco sul soggetto. Dispone inoltre delle ghiere avanti manuali e di uno stabilizzatore ottico dell'immagine a 5 assi per mantenere stabili i suoi scatti. Il display ovviamente è touch, apribile e flippabile, ed è da 3,5 pollici. È dotato di un touchscreen, quindi ad alta risoluzione. La camera registra in codec MP4.MOV e AVC-HD e dispone di una compressione HEVC. Incorpora inoltre due slot per le schede SD che consentono di utilizzare il relè e la registrazione simultanea addirittura. La videocamera HCX2000 integra uno stabilizzatore ottico,
oltre ad uno stabilizzatore elettronico che garantisce la stabilizzazione delle immagini durante le riprese, quindi a mano libera. È in grado di supportare la registrazione interna 422 a 10 bit in full HD 60p 1000 MB per secondo e 4K 25p 200 MB per secondo, utilizzando quindi delle semplici schede SD però ad alta prestazione. Attraverso l'uscita HDMI si può registrare anche contestualmente il file 4K a 10 bit anche in 59,94p o 50p con l'ausilio di ovviamente di un recorder esterno. Ovviamente si può utilizzare la medesima uscita anche per visualizzare l'immagine su un monitor esterno. Inoltre, con questo tipo di videocamera si ha la possibilità di effettuare uno streaming compatibile con diverse piattaforme live sui social, come per esempio su Facebook, su YouTube, su Twitch, con un'ottima risoluzione. Vi è la possibilità quindi, se qualora il LED qui davanti non dovesse bastarvi, vi è la possibilità comunque di utilizzare un LED esterno attaccandolo sulla slitta superiore, oppure anche di poter attaccare un microfono, quindi sempre qui nella slitta superiore, o di utilizzare il microfono incorporato. E qui una piccola postilla: il microfono incorporato funziona molto bene, ovvero registra l'audio molto meglio rispetto ad altri microfoni incorporati in camere mirrorless o reflex. Però tuttavia consiglio l'implementazione comunque di un microfono esterno, magari a mezza canna, così da migliorare l'audio complessivo. Ma in tutti i casi questo si presta anche addirittura magari a delle interviste. Infatti proprio la possibilità di inserire, mi ha abbandonato il faretto, due microfoni qui con gli attacchi Canon, abbiamo la possibilità quindi di effettuare anche un'intervista senza doverci passare il microfono e quindi registrando direttamente un audio in stereo. Oppure mi viene in mente semplicemente la possibilità di inserire due microfoni nelle cuffie in modo da dare una sensazione di stereofonia e la qualità dell'audio eventualmente delle cuffie. Mi viene in mente quindi la recensione magari di un paio di cuffie con due microfoni nella valle messi all'interno delle cuffie, in modo tale da avere un senso maggiore di stereofonia e poter trasmettere all'utente che guarda il video le prestazioni dell'audio. Un altro aspetto da non sottovalutare è che con questo modello abbiamo questa pratica maniglia che ci consente quindi di fare riprese molto più accurate, magari anche dal basso, cosa che invece sarebbe scomoda se per esempio lo dovessimo fare con magari il cellulare oppure con una fotocamera, e quindi magari avremmo necessità magari di comprare anche un cage esterno con un'ulteriore maniglia, e invece qui è già incluso. Ovviamente si può anche staccare attraverso questa rondellina qui e svitare, però è talmente tanto comodo e offre una possibilità ampia di utilizzo. Infatti c'ha anche sia un ingresso qui per la slitta, oltre che un ulteriore ingresso a vite universale sempre in alto, ha tutta la gestione dell'audio. Quindi da qui inserire due microfoni, gestire i singoli volumi, oltre che avere anche il faretto, gestirne l'intensità di illuminazione, spegnere e riaccenderlo, oppure attivare la videocamera, così come anche la registrazione. È come se ci fossero tutti i pulsanti, non doppi ma tripli, su questo dispositivo, quindi possiamo utilizzarlo in tutti i modi che vogliamo. L'unico limite è la fantasia. La modalità di zoom in e zoom out si può fare addirittura in tre modi: con i pulsanti presenti sulla slitta, sulla maniglia, oppure sui pulsanti classici posti qui nella zona di destra, o addirittura utilizzando una delle due ghiere che si trovano avanti. Invece l'altra ghiera si utilizza per la messa a fuoco manuale, o qualora dovesse necessitare di una messa a fuoco manuale, nonostante la messa a fuoco automatica sia abbastanza rapida come avete visto. Avanti invece al paraluce vi è una slitta che consente l'apertura a scatto dell'obiettivo e la conseguente
attivazione dell'immagine sul display. Display che funge anche da standby, in modo tale che se noi lasciamo la videocamera, quindi in questo caso vi faccio un esempio, se abbiamo la videocamera attiva e invece di spegnerla con il pulsante laterale qui, noi vogliamo mettere un attimo in pausa preservando la batteria, possiamo semplicemente chiudere lo sportellino e in automatico la videocamera andrà in standby. Ma in realtà non c'è proprio tutto questo bisogno di preservare la batteria, perché la batteria posta qui sotto con l'apposito pulsante per il check è davvero molto longeva. Infatti io addirittura con un'unica carica sono riuscito a registrare circa 2 ore complessive di video, non continuative, però in realtà anche forse più di 2 ore, e quindi la batteria è molto affidabile e longeva, ed è questo da includere nel discorso che magari con una fotocamera più compatta probabilmente abbiamo comunque sempre il problema delle batterie, quindi di dover comprare un battery pack aggiuntivo con un caricatore aggiuntivo, quando invece qui abbiamo una batteria molto longeva e quindi abbiamo, diciamo, un ulteriore risparmio. Risparmio ovviamente tra virgolette, perché l'oggettino qui è un po' costoso, però quello che vorrei dire è che comunque è una spesa sensata. È un oggetto che facilita molto il lavoro, quindi gli addetti al lavoro che sanno che cosa significa andare in giro con tutta l'attrezzatura e invece avere la comodità di andare in giro così, c'è tutta la differenza del mondo. Oltre al fatto che comunque ci sarà sempre bisogno di dover comprare il microfono, il flash, i vari attacchi, agganci, i cavetti, batterie aggiuntive. E invece questa qua è una spesa un po' maggiore, però è un investimento che ha medio-lunga durata, e quindi è un investimento maggiore sicuramente. Quindi ci stacchiamo il dente, gli diamo il rene all'inizio, però abbiamo un oggetto più che completo che non ha bisogno di nient'altro. Se proprio vogliamo essere zelanti, ci vogliamo aggiungere un microfono mezza canna esterno, tanto meglio, così come se magari vogliamo aggiungere altre luci. Però le performance sono assolutamente di una videocamera professionale, ma dalla sua parte i vantaggi di una videocamera alla portata di tutti, come semplicità di utilizzo, come prontezza all'uso, e io la consiglio. Ovviamente di questo prodotto vi lascio il link in descrizione qualora vi dovesse interessare, così magari date uno sguardo e andate a vedere la scheda tecnica e quindi potete capire se questo oggetto può fare per voi. Io vi ringrazio per aver visto questo video, mi auguro di avervi dato un'idea di quello che è il potenziale. Ovviamente nelle mie mani è anche abbastanza sprecato, però ho cercato comunque di fare riprese diverse per farvi avere un'idea di quelle che possono essere i potenziali di questo accessorio. Anzi, se volete vedere gli ultimi 2 video che ho fatto sul canale, quello relativo al volante e quello relativo ai fari per l'auto, li ho girati con questa videocamera, che dimenticavo di dire può essere anche tranquillamente utilizzata come una selfie cam, perché a questa distanza comunque prende bene, e le riprese al buio vengono anche bene, anche perché ovviamente c'ha il faretto suo già installato. Un'altra piccola postilla è che probabilmente si potrebbe smanettare un po' con le impostazioni, ma di default è come se le immagini fossero un po' più schiarite, diciamo meno ricche dal punto di vista del contrasto o dei colori, ma sono un po' più tendenti al bianco. Ovviamente questo tipo di impostazioni sono modificabili, così come è possibile impostare i 5 tasti user che Panasonic ovviamente ci ha abituato nell'implementazione di questi tasti user nei propri prodotti. Infatti anche qui, non solo come sulle fotocamere che avete già visto, anche sul mio canale, anche qui abbiamo 5 tasti user praticamente assegnabili a seconda di quelle che sono le nostre necessità. Io vi ringrazio di aver visto anche questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto ancora, di attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sui nuovi video che verranno ogni settimana, e ovviamente di questo prodotto vi lascio il link in descrizione qualora vi dovesse interessare, così magari potete anche andarvi a leggere qualche altra specifica e quelli che sono
le caratteristiche che magari ho dimenticato di menzionare in questo video. Io vi ringrazio ancora e vi mando un abbraccio. Grazie e al prossimo video. Ciao!